Allora, nel caso di società di capitali, il trasferimento è libero, salva la diversa disposizione dello statuto. Infatti, statutariamente si può prevedere l'automatico ingresso degli eredi del socio defunto, ovviamente qualora questi accettino, ovvero si può prevedere sempre nello statuto di impedire l'ingresso degli eredi, fatta salva la liquidazione degli stessi. Inoltre, sempre nell'ambito statutario, è possibile prevedere che la scelta sul da farsi qualora deceda un socio spetti ai soci superstiti, che possono quindi decidere di continuare la società con gli eredi oppure liquidarli, ovvero mettere in liquidazione la società. Detto questo, emerge come sia fondamentale scrivere in modo appropriato lo statuto già in sede iniziale, onde evitare inconvenienti o malintesi quando avvengono decessi di uno o più soci. Premesso che ove vi siano più eredi e il decuius non abbia disposto all'interno del proprio testamento la divisione della quota, la partecipazione entra in uno stato di comunione fra gli eredi stessi. La Cassazione nel maggio del 2024, con ordinanza numero 13.163, ha affermato che il singolo coerede del socio defunto può agire anche individualmente per ottenere la liquidazione dell'intera quota di partecipazione facente capo al decuius. Ciò in quanto il diritto di credito alla liquidazione della quota del socio defunto cade all'interno della comunione ereditaria, rispetto alla quale il singolo comunista ha il diritto di esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune, quindi a vantaggio non solo proprio, ma anche degli altri coeredi. Nell'ambito della pianificazione del passaggio generazionale, in particolare, riguardante le partecipazioni societarie, sono molteplici gli strumenti che possono essere utilizzati anche in combinazione fra di loro. In primis è importante utilizzare uno statuto sin dall'inizio redatto in modo adeguato con riguardo in particolare al trasferimento delle partecipazioni in mortis causa con delle clausole che siano sin dall'inizio condivise. Col tempo il socio può valutare di costituire poi una propria holding personale per il tramite del conferimento delle partecipazioni che detiene nelle diverse società operative, in modo tale da far entrare col tempo i propri eredi a livello di holding e non a livello di società operative, anche per il tramite di patti di famiglia, donazioni o scissione di usufrutto nuda proprietà, ovvero anche creando azioni o quote con diritti particolari o di categoria che valorizzino le diverse peculiarità degli eredi. Altro strumento da tenere in considerazione è il trust, che può essere creato sia in funzione di holding, ovvero anche a fianco di una holding società, ovvero anche quale soggetto che detiene la holding. Strumento molto flessibile che può coniugare diverse esigenze per il socio disponente.